La pizza a Piacenza va sempre forte. Certo che sì. Dopo vota la pizza, gioca premi dell'editoriale Libertà e pizza più lunga del mondo in scena a Milano Expo, la scuola primaria, casa del fanciullo, entra nella storia con la pizza, con Pizza Cia Cia Cia. La quinta classe ha composto un testo dal titolo Pizza Cia Cia Cia, che è risultato tra i 10 vincitori del concorso Un testo per noi, organizzato dal coro Piccole Colonne di Baselga di Pinè in Trentino. La dirigente scolastica della scuola primaria a Casa del Fanciullo, timida, si defila, ma legittimamente orgogliosa del successo nazionale, annuncia l'evento con tanto di affollata conferenza stampa, affollata di ragazzini, ma c'è anche l'assessore al comune. Che racconta la canzone? C'era una famiglia che di esperti parentieri e il figlio da sempre, cioè il più sbadato, aveva un sogno di diventare un artista. Le semplici righe musicate dalla direttrice del coro Piccole Colonne ad Alberta Brunelli di Trento. Io ho realizzato la musica perché il testo mi piaceva molto, poi era un cia cia cia, un po' un pezzo, un ritmo dei miei tempi, e quindi mi ispirava, e quindi ho scelto di musicare questo testo. Pizza Cia 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 parteciperà al Festival della Canzone Europea dei Bambini. Si svolgerà a maggio 2016 al Palazzo del Ghiaccio di Baselga di Pinè a Trento. Ci si prepara ogni giorno. Sì, siamo molto orgogliosi, abbiamo fatto alcune esperienze interessanti, siamo stati a cantare anche a Expo con alcune collaborazioni e ci stiamo preparando per il 13 dicembre, il nostro concerto di Natale, e poi vedremo, puntiamo in alto. Anche una canzonetta diventa occasione di dialogo interculturale fra coloro che formeranno l'Europa di domani. Ragazzi, complimenti, questa è una gran bella storia, ci piace.